Eccoci qua in diretta. Ciao. Olè, anche oggi siamo Sì, qua. oggi formazione ridotta oggi, eh? Flavio è stato impegnatissimo in questi giorni. Abbiamo avuto una serie di meeting interni, una serie di appuntamenti impegnativi perché, insomma, dal resto mi dieci tista per arrivare e quindi. Esatto, da qui lo sfondo, da qui lo sfondo di questa diretta. Esatto. Gliel'abbiamo dedicato. Anche se ovviamente non sarà l'argomento principale della diretta, perché insomma, come ormai sicuramente sapete, l'evento di lancio è stato fissato al 30, quindi la diretta dedicata proprio a MI10T, Sì. dove finalmente potremo parlarne apertamente e dirvi tutto, sarà la prossima, tecnicamente, sarà quella di settimana prossima. Sì. Beh, siamo live anche mercoledì con l'evento. Sarà Sì, certo. in parte evento di lancio global, quindi vedremo il classico videone col nostro President of International, Mr. Show. E poi avremo una parte locale in cui racconteremo cosa succede qua da noi e ci saranno parecchie sorprese. Esatto, il che ci porta anche al tema Ah, di questa bravo, l'hai puntata. saputo. Eccoci qua. Quindi abbiamo il nostro 5D, oggi parliamo di Mi Store, che è un Anche Mistor. argomento, sì, è un argomento caldo in questi giorni, nuova family ovviamente e molto altro ancora, non poteva mancare qualche Certo. argomento extra. Ma Vabbè, guarda, intanto sono salutiamo, particolarmente sì. carico per l'argomento Mistor. Comunque, vai. Salutiamo tutti, siete già in tanti, quindi ciao a Ah, tutti. scusa, io devo E salutare sì, Olivia. Gliel'ho è vero, c'era questa promesso cosa. l'altro Sì, giorno, c'eri anche tu, e quindi salutiamo Olivia, che ci e segue dovete sempre. capire che Davide ormai ha dei fan, insomma, c'è poco da fare. Doveva succedere, doveva succedere. Ragazzi, non ci posso La fare fama, niente. la fama. La fame. Va bene, partiamo subito caldissimi con la prima domanda, che è proprio visto che l'argomento ti piaceva, guarda qua, è proprio a quando i prossimi Mi Store e dove? E dove? Vai, scatenati. Allora, beh, guarda, io ti lascio l'appuntamento alla prossima settimana, perché durante l'evento di lancio global della MI10T Family parleremo anche di Mi Store e ti preannuncio che ci saranno diverse novità. Diverse città saranno coinvolte da queste novità. E secondo me faremo contente tante persone. Il momento ideale più giusto per raccontarle è quel contesto lì. Sarà un bel momento in cui lanceremo dei gran prodotti prima del Black Friday. Rafforzeremo i nostri canali di vendita. Quindi quel momento di festa mi sembra proprio l'ideale per andare a dare anche dei dettagli precisi, dire qualche nome di città, oltre a Salerno, che ormai sappiamo in fase di Esatto. apertura, e aprirà il 2 ottobre, quindi 2 giorni dopo l'evento di lancio. Per cui 30 settembre veramente sarà una data che ci darà una nuova spinta per finire l'anno alla grande. Sì, decisamente ci sarà più di un nome che potremo comunicare di città, e già questa è una bella cosa. Tra Questa. l'altro, che bel segnale è riuscire a parlare di Mistori in questo momento in cui comunque viviamo un po' sul chi va là, causa Covid, altre nazioni stanno vivendo momenti comunque ancora di difficoltà. Per noi riuscire anche solo a fare questi discorsi è veramente un bel segno per tutti e poi anche per il brand Xiaomi. Sì, decisamente. Mi Store, che insomma sono sempre più al centro della strategia e che sono anche il teatro dei nostri Mi Talks. Ah, È certo. sempre, sempre bello ricordarlo. Se non avete seguito, abbiamo questa prima stagione, perché è veramente una stagione di Mi Talks. Sono dei veri e propri piccoli, piccoli talk show dove parliamo di cambiamento con delle persone speciali, ovviamente, che il cambiamento lo incarnano un po', ecco, in senso positivo, ovviamente. Vuoi raccontare chi saranno i prossimi due ospiti, che tra l'altro hai intervistato tu? Sì, certo. Guarda, lo Oppure se diciamo, vuoi tenere vado. qualche segreto, Dai, vedi tu, teniamo qualche segreto, dai, teniamo qualche sì. segreto. Diciamo che stanno per arrivare due puntate molto belle, molto diverse tra loro, e anche lì è il bello sicuramente.
Da una parte abbiamo uno youtuber molto giovane che davvero è riuscito a fare, soprattutto recentemente, è partito dal gaming, quindi un ambito molto, diciamo, familiare, vicino al mondo degli youtuber, ma ultimamente ha cambiato proprio totalmente il suo stile e quindi lì la sua storia di cambiamento e ha iniziato a fare delle produzioni veramente originali e anche basate un po' sul creare cose. Io non aggiungo, ha un seguito pazzesco, Concordo, posso dire concordo. questo, ha un seguito pazzesco. E dall'altra parte avremo come quarta puntata e ultima di questa prima stagione, avremo un calciatore che ha compiuto un'impresa, un calciatore italiano si intende, che ha compiuto un'impresa notevolissima. E che poi ha preso una decisione che gli ha cambiato la vita, e non solo a lui. Questo è un bel teaser, perché se mi dici calciatore, di solito parli di storie magari di grande sacrificio, storie importanti che però magari non ispirano oltre a quella che è la sfera sportiva. Ma questa qua è veramente speciale. E non vedo l'ora anch'io di vedermi la puntata. Sì, quindi tenetele d'occhio, come abbiamo fatto per le precedenti due puntate, si possono vedere sia in diretta, naturalmente lo annunceremo prima, quindi potete vedervela sostanzialmente mentre accade, oppure potete vedere poi la replica o successivamente la diretta. Quindi tenete d'occhio la pagina Facebook e il canale YouTube. Va bene, io passerei alla prossima domanda della Vai, settimana. vai. E la prossima domanda della settimana è proprio sulla nuova family, La vuoi tu questa? ovviamente. Sì, dai, sì, dai, questa qua me la sento bene. No, anche perché anch'io, insomma, non vedo l'ora di poterne parlare. Anche se per adesso, appunto, non possiamo dare moltissime informazioni, però, guarda, a questa domanda riusciamo a rispondere, perché sì, l'abbiamo chiamata family, quindi ovviamente è più di un modello. E per rispondere alla domanda, i modelli sono tre, quindi vi possiamo dare questa piccola anticipazione. Sono tre modelli, hanno ovviamente un focus simile, che poi si svelerà meglio il 30 settembre, hanno delle caratteristiche naturalmente diverse e anche conseguentemente delle fasce di prezzo diverse. Questo ovviamente è tutto pensato per rispondere a delle esigenze, come mettiamola così. C'è comunque ovviamente un grande filo conduttore per questa family, che diventerà sempre più chiaro quando ci avviciniamo. Ok, allora non ti faccio nessuna, ness non ti tendo nessuna trappola perché altrimenti andiamo in difficoltà, ma seguite i nostri canali in questi giorni perché stiamo facendo un po' di teasing e poi il 30 scopriremo tutto. Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, next question, prossima domanda. Prossima domanda si parla di Poco X3. Poco X3 è una scheggia, ma io aspetto il prossimo. Ci sta. Sento che sarà un bel colpo, me lo confermate. Allora, guarda, Devo dire che io... la fiducia sul brand Poco che è tornato con due bei colpi da 90 sta crescendo e lo vediamo proprio tanto dai commenti. Cosa ti Sì. senti di dire a riguardo, Andrea, sul futuro di... Allora, io direi che, vabbè, la prima cosa da tenere presente è che il focus sul brand Poco è tanto, ovviamente, anche proprio per la risposta che c'è stata a Poco X3, che è stata veramente entusiasmante, devo dire. Il brand Poco continuerà, diciamo, a muoversi in maniera indipendente, quindi continuerà ad avere una sua linea assolutamente, quindi sia la filosofia che muove il prodotto, sia comunicativa, sarà sicuramente una linea indipendente. E la filosofia qual è del brand Poco? Direi che penso che Poco X3 l'abbia incarnata alla perfezione e lo slogan anche quello l'abbia incarnata alla perfezione. Pura sostanza, credo che spieghi perfettamente che cosa è Poco. È la costante ricerca di spogliare il più possibile lo smartphone di ciò che è superfluo e lasciare solo quello che veramente serve. Ecco, questo credo che sia la filosofia e continuerà ad essere questa.
Quindi possiamo dire che il brand si muoverà sia nella direzione del flagship killer che nella direzione del, come possiamo definirla, del rapporto qualità-prezzo estremo che abbiamo visto con Poco X3. Esatto, Diciamo, esattamente. non ci poniamo più limiti con Poco. No, 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 assolutamente. A proposito di Poco, ho visto una domanda in particolare che citava un utente che potrebbe aver avuto dei problemi di ricezione, che ci chiedeva di rispondere alla sua domanda un paio di volte, ce l'ha chiesto. Al momento non abbiamo questa segnalazione. Vi consigliamo, come sempre, quando avete delle segnalazioni tecniche, è giustissimo che ce le facciate qua, perché ovviamente Siamo anche qua. quello serve. Esatto, siamo qua. Dato che non abbiamo per adesso ricevuto finora segnalazioni simili, vi consigliamo sempre, comunque, per soprattutto tutto quello che riguarda i problemi tecnici, di passare per prima cosa sempre dal nostro servizio clienti. Quella è sempre come dire, la prassi, e in questo momento su questo problema, non conoscendolo fino adesso, non possiamo darvi risposte. Quindi, per qualunque problema di tipo tecnico, sempre passate dal nostro servizio clienti. Abbiamo, Questo sì. ti dico, potrebbe essere un problema casuale, come capita quando si Certo. parla di così tante unità, può capitare il problema sulla singola unità, però potrebbe essere anche una cosa un attimo più diffusa. Il bello di questa azienda è che noi veramente ascoltiamo, andiamo a vedere anche i commenti dei vari post, i messaggi privati. Per andare a carpire in caso ci fossero dei problemi più diffusi. Quindi su questo assolutamente non sbagliate se ci mandate un messaggio qui, però chiaramente il luogo corretto dove effettuare queste segnalazioni è sempre il servizio clienti. Certo, abbiamo poi due domande. Guarda, prendo al volo, visto che stavamo parlando di Poco, abbiamo due domande relative alla disponibilità di Poco. Ivan ci chiede quando arriverà al Media World, e poi abbiamo un altro utente che ci ha chiesto in inglese dove lo può comprare a Roma. Rispondo velocemente. Vai. La disponibilità di Poco X3 è sul nostro sito, mi.com. È su Amazon, ed è in questo momento Amazon la versione da 128 GB, la trovate ancora, ed è nei Mi Store, non c'è altro tipo di distribuzione, quindi è una distribuzione principalmente online, quella di Poco, questo per rispondere alle vostre domande, e per il momento questa è la strategia di Poco, questo per rispondere un po' a tutte le domande relative alla disponibilità. Sì, per arrivare a certi prezzi comunque questa è forse l'unica strada percorribile, quindi poco. Tante persone ci chiedono, ma meglio Redmi Note 9 Pro o Poco X3? E quello che diciamo ormai sempre è che se vuoi fare un acquisto ponderato online, non hai nessun problema con quel tipo di canale, sei un utente un po' più smaliziato, ma perché no, vai sul Poco. Mentre se hai bisogno, voglia di andare in un negozio, in tutti i negozi, troverai tutti gli altri nostri brand, fondamentalmente, le famiglie Mi e Redmi. Sono due tipi di strategie diverse che sopperiscono a bisogni diversi. Ecco, chiaramente portare la tecnologia a tutti vuol dire necessariamente arrivare alla grande distribuzione con tutti i costi che ne conseguono, sui quali comunque noi siamo bravi ad ottimizzare. Poco è una cosa estrema, molto di nicchia, e ribadisco anche il concetto che arriva anche in quantità molto limitate, quindi ordinatelo appena potete. Va bene, io direi che possiamo passare alla prossima, che non è una domanda, è più un endorsement. Un'affermazione. No, è un'affermazione, a dire il vero, e dice show da Vogue Ah. top. Dai, racconta un po' il retroscena. Allora, io Racconta un po' il retroscena. ero lì con Cristina che salutiamo e Aria che salutiamo. Abbiamo registrato questo intervento veramente, veramente di alto livello la settimana scorsa nei loro uffici. Uno speech in cui, anzi un talk in cui si è parlato dell'intersezione tra mondo della moda e mondo della tecnologia.
Veramente molto interessante perché allora, interlocutori di alto livello, lato Vogue e anche lato nostro, insomma, il nostro President of International è un personaggio veramente visionario, veramente che ha delle cose da dire anche quando si esce dal seminato, tra virgolette. Vi invito ad andare a vedere il talk sulla piattaforma Vogue Talents, sarà disponibile. La sua disponibilità è iniziata con l'iniziale della settimana della moda, della Fashion Week, quindi diciamo che questa è la nostra iniziativa di punta per quanto riguarda la Fashion Week. Veramente stimolante perché sia la moda che la tecnologia non possono sedersi su quelli che sono i bisogni delle persone in quel momento. La moda è un'avanguardia estetica, la tecnologia deve offrire degli spunti, degli stimoli, delle possibilità che non ci sono se vuole migliorare la vita delle persone. E poi, come faceva notare il nostro show, noi passiamo tantissime ore su questi dispositivi ogni giorno, sempre di più, ed è normale, naturale che si vada a ragionare anche sull'estetica di questi oggetti, oltre che sull'ergonomia e sul tasso di innovazione. Quindi veramente un argomento stimolante, andate a vedervelo perché lo abbiamo linkato credo ieri su Instagram, ma Sì, sicuramente ci ripeteremo. tra l'altro lo trovate anche sulla pagina Facebook da cui probabilmente Ah, ci state giusto, seguendo giusto. più numerosi. Sì, lo trovate, c'è un piccolo abstract del video che dura un minuto, ma c'è anche il link per poi vedere il contenuto intero, che Tra naturalmente è più lungo. l'altro, Andrea, ti dico una cosa. Così te la Così, butto lì. butta lì. Questa non è l'unica iniziativa che abbiamo intrapreso con Vogue, perché nel contesto Vogue Talents, e questa è la prima volta che lo diciamo pubblicamente, abbiamo anche consegnato un nuovo device, ma proprio uno di quelli non ancora usciti, al nostro Vogue Talent, che sta in questo momento girando per la Fashion Week e scattando con questo nuovo device. Quindi molto presto. Magari già mercoledì prossimo vedremo anche i risultati di questa avventura. Esatto, sì, la fotografia, insomma, è un tema molto caldo per questo nuovo device, quindi non c'era occasione migliore, ecco, della Fashion Week e di Vogue Talents per mostrare un po' le capacità. Va bene, io passerei alla successiva, che Ah. invece, eccola qua, sì, questo è interessante, avete promesso il 5G sui 200 euro, Come siamo messi? come stiamo Mercol messi? Cioè, così, un po' un... Ma a che punto siamo, ragazzi, con i lavori? mercoledì prossimo. Il Mercoledì. 30, ve lo dico, il 30 abbatteremo barriere importanti. Quindi prodotti nuovi, prodotti ad alto tasso tecnologico, ma anche qualcosina che va nella direzione del rapporto qualità-prezzo estremo. Sempre andando ad aumentare quelle che sono le caratteristiche e l'impatto tecnologico dei prodotti. Quindi 5G sulla fascia 200-300 euro. Aspettate un attimo e ne vedremo delle belle. Sì. Ci stiamo arrivando, quindi per rispondere a come siamo messi diciamo benino, benino, Salutiamo siamo... di nuovo Cristina che si è connessa adesso. Ho visto la notifica, guarda. Ah, ciao Cri. E abbiamo appena parlato del progetto con Vogue, ti abbiamo salutata in quel contesto, ma forse non ci hai sentiti, quindi ciao ancora. Esatto, abbiamo un'altra domanda che ci chiede dove è possibile acquistare Poco X3 a Roma e quindi ribadiamo quanto abbiamo detto poco fa. Poco X3 abbatte le barriere fisiche, potete essere ovunque e acquistare Poco X3 perché lo potete acquistare dal nostro sito mi.com oppure da Amazon. In questo momento su Amazon è disponibile la versione 128 GB di Vogliamo, memoria. se vogliamo dare Sì. un riferimento A fisico Roma. per le persone di Roma, ci sono i nostri due Mi Store, in cui è possibile andare a toccare con mano il prodotto. Esatto, se proprio voleste vederlo prima di acquistarlo e fare un acquisto fisico, assolutamente sì. Oh, abbiamo una domanda da Twitch, che bello. Ricordiamo che Twitch è il nostro canale più giovane, però è sempre bello vedere che ci seguite, siete i primi a seguirci da Twitch.
Ci chiedono se, pardon, se è in programma l'apertura di uno store in Toscana. Beh, diciamo che abbiamo risposto prima in maniera molto, siamo stati molto vaghi volutamente, però insomma notizie sui nuovi Mi Store, come dicevamo, arrivano prestissimo, veramente prestissimo. Sai che voglio vedere un attimo in diretta una certa mail, così facciamo la live reaction. Perché ovviamente io ho già una lista, ma No, no, non possiamo, non non posso possiamo, non dire possiamo. nulla, non posso dire nulla. No, non Quindi possiamo dire nulla. Però, insomma, vi promettiamo di arrivare con corposi aggiornamenti su tutto il tema Mi Store a brevissimo. L'attesa non sarà davvero lunga, davvero. E comunque grazie che ci seguite anche da Twitch, speriamo che diventiate sempre più numerosi anche da lì presto, Twitch, presto. dobbiamo inventarci qualcosa molto presto, un po' di office time o qualcosa del genere, qualche rubrica dedicata o anche qualche live estemporanea. Secondo Sì, me ci darà grandi soddisfazioni. assolutamente. Eravamo live l'altro giorno con Evo Smart, appunto, per Poco X3. E insomma, è una piattaforma che, anche se non fai gaming, ti può creare un pubblico molto fidelizzato, molto curioso, quindi non vediamo l'ora di esplorarla ancora di più e di fare delle cose esclusive per Twitch. Yes, va bene. Tu vedi, c'è qualche domanda che possiamo aver lasciato indietro. Come sempre vi ricordiamo che per le segnalazioni tecniche di riferirvi al nostro servizio clienti trovate tutti i contatti sul sito. Io sono a posto così, Andrea. Sì, no, direi anch'io. Direi che grazie comunque per l'entusiasmo su poco, devo dire, anche sui precedenti modelli. Cioè, abbiamo lanciato l'argomento poco e endorsement per il primo, endorsement per il secondo, Sì, insomma, sì, 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 sì. Ho poco crea del bell'entusiasmo, davvero. visto un endorsement per l'F2 Pro, che è Esatto. tuttora il mio secondo telefono. E chissà il successore di quello come sarà, caro Andrea, chissà. Guarda, a proposito di successori, io faccio passare proprio velocissimo a questa domanda di Marina, che dice: si parla poco di Mi 10 Pro, significa che sta per essere lanciato un nuovo top di gamma? Ah no, La butta lì così. io ne parlo ogni giorno. Dipende da con chi si parla. Dipende da con chi si parla. Guarda, Marina, dobbiamo fare un po' la poker face, nel senso che, come dicevamo, ecco, il 30 arriva verrà svelata ufficialmente la nuova family. Che cosa succederà ancora dopo? Ecco, Certo è davvero presto per che dirlo. noi abbiamo delle tradizioni che tendiamo a rispettare, quindi il flagship arriva sempre in un determinato momento, quindi se ci avete Sì. seguiti negli anni precedenti, nei 2 anni precedenti, diciamo che la direzione è tracciata, poi chissà, insomma, quest'anno è stato un anno stranissimo, l'anno prossimo probabilmente non sarà comunque un anno completamente normale, quindi vedremo. Già, decisamente. Speriamo più normale di questo, dai, speriamo più normale di Andrea, questo. vuoi che vediamo un attimo che offerte ci sono su mi.com e poi la chiudiamo così in bellezza? Dai, vai, perfetto. Vuoi Condivido. mostrarle tu? Vai, Sì. sì, assolutamente. Ormai Facciamo un giro sull'offerta di il mi.com. giretto su mi.com ormai per me è un È una piacere. Vabbè. tradizione, è una tradizione. Allora, cosa ci Vai. abbiamo? No IVA Week fondamentalmente. Ecco, No, IVA Week, esatto. le promo di questa settimana sono quelle. Sì. Vediamo. Eccoci qua. Fino al 35% di sconto fino al 27 settembre. Quindi, ok, po su poco punti doppi in primis, Yes. punti doppi sulla 664. In teoria non abbiamo più flash sale, ma tenete d'occhio comunque i nostri movimenti. Mentre fino a fine settembre abbiamo poco X3 NFC, comunque scontato, la versione 128 giga. Il mitico, ribadisco, grandissimo F2 Pro, uno dei miei preferiti dell'anno, con sconti importanti. 8 Pro, di cui io ho l'arancione imperdibile, che però non è più a disposizione perché era una perla per Eh il già. decimo anniversario.
Anche quello grandissimo smartphone a 2,49, l'8T scende a... Ah no, scusate, sto leggendo i prezzi inizialmente scontati, ma Inizialmente scontato. si va sotto. Quindi l'8 Pro a 208 euro, 204 euro, scusate, l'8T a 147, che vabbè, è un regalissimo, anche perché è uno smartphone che... Cos'era, ottobre, novembre dell'anno scorso, non mi ricordo neanche più, quindi non è uno smartphone vecchio da nessun punto di vista. 9S garanzia assoluta, cioè, guardate il processore che ha, a 188, quindi insomma, direi che c'è tanta bella roba. Vabbè, Redmi 9C che abbiamo unboxato insieme, il Redmi 9 che è una sicurezza assoluta che arriva a costare fino a 122, cioè un minimo di 122 euro. Vabbè, incredibile. Poi non sottovalutate i Mi Point doppi, nel senso che Sì, esatto, alcuni smartphone godono di questa cosa. esatto, esatto. Rispondo al volissimo a due domande che sono arrivate Vai. nel frattempo. Guarda, abbiamo Christian che ci chiedeva se sono tre o quattro i dispositivi della Mi 10T Family. Ho fatto questa indiscrezione prima, sono tre, quindi ribadisco l'indiscrezione. Mentre invece Alessandro. Sandro ci segnala che non gli sono stati accreditati i punti doppi. Può succedere alle volte, anche in quel caso fate sempre riferimento al nostro servizio clienti, trovate i contatti sulla home page del sito. A volte può capitare che in fase d'acquisto non venga registrato dal sistema l'accredito dei doppi punti, però vi aiutano dal servizio clienti a sistemare la cosa A velocemente. meno che non sia un caso di, cioè non li volesse usare subito, però non è possibile usarli subito perché vengono maturati al momento di quell'acquisto lì, quindi li puoi Sì, usare no, sul prossimo acquisto. certo, assolutamente, assolutamente. Christian poi ci chiede se uno dei Mi 10T avrà la ricarica wireless. Allora, per tutte le info su Mi 10T, l'appuntamento 30 settembre alle 14 ci sarà il lancio globale, quindi e sarà in diretta sui nostri canali Facebook e YouTube, quindi seguiteci lì per sapere tutto sulla Mi 10T Family. Perfetto. Va bene, io direi Abbiamo, che. siamo alla mezz'oretta anche oggi, direi che il Yes. nostro dovere di streamer lo abbiamo fatto. Va bene, ragazzi, grazie. Siete stati tanti stasera, un sacco di domande, quindi grazie mille come sempre. Lasciateci le vostre domande per la prossima settimana, anche se abbiamo la vaga idea che ci sarà tanto da parlare di MiniCT, perché ovviamente sarà il giorno dopo Certo. la presentazione globale, la nostra prossima Xiaomi 5D, cadrà proprio di giovedì. Quindi lasciateci le vostre domande, se queste dirette vi piacciono potete seguirle anche sul nostro canale Twitch, twitch.tv/xiaomiitalia. Se avete dei suggerimenti per le dirette fatecelo sapere, che ci teniamo sempre molto a espandere questa nostra presenza e questo contatto diretto con voi. E detto questo, con noi ci vediamo il prossimo giovedì, mentre invece con la Mi 10T Family l'appuntamento, ve lo ricordiamo, 30 settembre alle 14, e poi eventualmente lo potete vedere anche in replica se non doveste essere lì in quel momento. Ciao a tutti. Saluta, perfetto, Ormai ho i tempi beh, televisivi, Andrea, non serve che... va bene Ciao. ragazzi, ciao a tutti, buona serata, ciao.